Incontro con i giornalisti per il sindaco di Lecce Carlo Salvemini in occasione di auguri di buon anno e precisazioni in merito al lavoro svolto e quello in programma per il 2022. Sulla situazione del piano di riequilibrio finanziario il primo cittadino si è detto fiducioso, assicurando che l'amministrazione eviterà la dichiarazione di dissesto con la domanda di rimodulazione del piano. Ad oggi chi aderisce alla manovra di riequilibrio si sottopone a un giudizio secco. O viene approvata o non viene approvata. Con questa norma invece si apre la possibilità agli enti di poterla aggiornare, adeguare sulla scorta di fatti nuovi, subentrati dal momento della presentazione. Nel nostro caso addirittura 36 mesi fa. Noi siamo molto convinti di aver portato il Comune di Lecce è fuori dalla tempesta e oggi 30 dicembre 2021 il Comune di Lecce ha una cassa positiva presso la tesoreria comunale di 30 milioni di euro. Sul tema mobilità rilevanti le novità che riguardano SGM che nel 2022 sarà totalmente pubblica e potrà usufruire di 1 milione di chilometri aggiuntivi così come richiesto. Il Comune inoltre investirà milioni di euro per la ciclabilità. Nel 2022 avremo la SGM totalmente pubblica. Siamo prossimi, dobbiamo definire alcune situazioni nel rapporto con i soci privati. Con la pubblicizzazione noi potremmo definitivamente utilizzare un milione di chilometri aggiuntivi. Tra i sogni nel cassetto del primo cittadino, Casa della Musica nelle Cave di Marco Vito, un progetto molto prestigioso per il profilo di chi l'ha disegnato, l'ha immaginato, molto anche ambizioso dal punto di vista della previsione di realizzazione, molto complicato dal punto di vista della sostenibilità, dal punto di vista gestione.